saluto a questa assemblea molto importante che approfondisce, allarga e dà una prospettiva più importante di quella che abbiamo messo fino adesso al percorso unitario che comunque stiamo seguendo da alcuni anni del sindacalismo conflittuale. Ho sentito dire che siamo in una fase molto particolare e anche molto pericolosa, molto preoccupante, ed è vero, però non dimentichiamo che questa è una fase molto pericolosa anche per loro. Questa è una fase nella quale è marciata fortissimamente l'autodequalificazione del ceto politico. La situazione nella quale vive il Paese è una situazione che da sola risvela giorno dopo giorno tutto ciò che abbiamo visto fare la politica di distruzione dello Stato sociale, dei diritti, del lavoro in senso lato, in senso stretto, che è stata portata avanti negli ultimi 30 anni. Da questo pensiero unico che finalmente viene squarciato. Quindi il nostro compito, il compito del sindacalismo conflittuale, del sindacalismo alternativo, io rivendico l'alterità di chi ha costruito sindacati di base fuori e contro il mondo della concertazione che non nasce ieri e che abbiamo visto, come dire, portare il massimo dell'aiuto a questa politica di distruzione dei diritti in questi ultimi 20 anni. Il nostro compito è quello di approfondire questa rottura. Per farlo occorre un protagonismo nuovo, occorrono obiettivi chiari, occorre uscire da ogni infingimento, occorre chiarezza degli obiettivi. E allora, per esempio, per capire come mai siamo giunti così in basso bisogna anche capire come è cominciato il percorso e bisogna ricordarlo per evitare di ripercorrere poi all'indietro la strada che cerchiamo di riportare in avanti. Oggi c'è una manifestazione della scuola. Sapete che una delle utopie negative della Prea, ma non solo, è quella di trasformare la scuola pubblica esattamente in una scuola privata. Che cosa è, cosa qualifica la scuola privata in quanto tale? Il fatto che la gente viene assunta discrezionalmente dal dirigente, il fatto che non ci siano contratti, non ci siano rappresentanti sindacali, il fatto che sia una scuola autoritaria assoggettata al privato da una parte ma anche alla ragione di Stato dall'altra. Bene, come fare a dimenticare che dal 1995 nel nostro contratto collettivo nazionale di lavoro sta scritto che quel preside, prima ancora che poi diventasse vergognosamente dirigente, di fronte, nonostante esistano i collegi dei docenti, il consiglio di istituto e se c'è uno che dirige allora gli organi partecipativi spariscono, prima ancora che diventasse dirigente con la cosiddetta autonomia, una vera e propria autogestione della miseria, andata in onda nel 2000, venisse definito contrattualmente parlando datore di lavoro. Se è datore di lavoro, prima o poi sarà anche colui il quale ti assume discrezionalmente fuori da qualunque graduatoria pubblica. E sotto quei contratti, come sapete, c'era la firma di tutto il sindacalismo confederale. Bisogna essere chiari: demolizione della riforma Gelmini, demolizione di ciò che ha portato la Moratti, che vergognosamente Fioroni e Ciano hanno tenuto, che ha aperto la strada alla controriforma Gelmini. Bisogna essere chiari: l'evasione fiscale si colpisce in modo chiaro e, come dire, rendendo tutto deducibile, non certo si risana il Paese mettendo al governo coloro i quali hanno determinato la crisi, perché noi siamo così furbi da aver messo, come se fossimo ai tempi della peste, gli untori a governarci. Deve essere chiaro che la crisi la devono pagare loro, deve essere chiaro che per quanto riguarda la questione dei contratti, per esempio, bisogna ricominciare ad aprire una questione che pare chiusa: l'eliminazione degli scatti in sanità,
la determinazione di una situazione pensionistica che non solo è vergognosa e grida vendetta a fronte di centinaia di migliaia di precari, per esempio solo nel mondo della scuola, ma che è vergognosa anche perché non si è separata mai l'assistenza dalla previdenza. Bisogna essere chiari rispetto alla questione della democrazia sindacale, cari compagni e care compagne della CGIL. A me ogni tanto mi capita di sentire che, e sto parlando di rappresentanze sindacali, chiudo, proprio da quelle rappresentanze, dall'eletto della CGIL arriva la voce che non ci devono dare, non devono dare l'Unicopas, quindi ai nostri eletti, contrariamente a quanto stabilisce persino lo statuto dei lavoratori, perché non c'è solo l'articolo 18, ci sono anche il 19, il 20 e il 21, il diritto all'assemblea e all'orario di servizio. E allora qualcosa di chiaro sulla rappresentanza sindacale, perché i lavoratori prima di tutto per rilanciare l'offensiva devono potersi riappropriare di un meccanismo di democrazia diretta e di autogestione, e se non possono scegliere democraticamente chi li rappresenta è inutile parlare di lotte, è inutile parlare di cambiamento. Grazie. Considero importante che si sperimentino forme, non è la prima volta, ma che si ritenti per l'ennesima volta un percorso attraverso l'iniziativa dei delegati per mettere insieme esperienze diverse. Lo considero davvero importante, ho lavorato anche quando ero delegato prima di iniziare a fare sindacato a questo tema, perché lo considero un elemento in qualche modo già costitutivo, pur senza nessuna alchimia organizzativa, del sindacato che vorremmo, cioè del sindacato che è in grado di affermare nei luoghi di lavoro, che tenta di affermare nei luoghi di lavoro un'idea sostanziale, reale, concreta di democrazia, di riaffermare il sindacato, quello che sta infatti a rischio di sparire. Ed è la prima vera domanda, perché io ho solo qualche piccola risposta, ma la prima vera domanda che penso che nella nostra assemblea, che questa assemblea dovrebbe attraversare gli interventi, le conclusioni: qual è lo spazio oggi che ci viene lasciato nell'iniziativa sindacale? Perché guardate bene, la CGIL, parlo della CGIL perché considero ovviamente CISL e UIL impegnate totalmente in tutt'altro, la CGIL apporta una responsabilità enorme nel non aver dichiarato battaglia contro la controriforma del mercato del lavoro, perché non è vero che i lavoratori e le lavoratrici non ci sono e non ci stanno, non è vero, non è assolutamente vero. Non è vero che non si poteva fermare questa aggressione. È vero però che c'è una crisi pesante del sindacato in questo paese, che riguarda tutte le aziende, tutte, nessuno e nessuno. Perché l'aggressione che viene portata non è nuova. In questo paese ci hanno messo 20 anni e più per smontare la cosiddetta anomalia italiana, che non era solo, diciamo, sul piano politico, ma anche sul piano sostanziale, cioè dei rapporti di forza veri che attraversavano i luoghi di lavoro, cioè di un'anomalia che non faceva fatica a piegarsi. E per riuscire a smantellare e a instaurare davvero il pensiero unico ci hanno impiegato più di 20 anni, ci hanno raccontato tanto di quelle balle, lo sappiamo tutti, bisogna calmierare i salari perché aumenteranno, bisogna tagliare i fondi alla scuola pubblica perché così rafforzeremo la scuola pubblica, ci hanno raccontato tante balle, veniva ricordato autorevolmente prima anche i passaggi sulla scala mobile. Sono assolutamente d'accordo anche rispetto a quello che dovrebbe essere oggi, diciamo, il piano di lavoro, il primo vero grande piano di lavoro, la piattaforma del sindacato che vorremmo ricostruire e riaffermare in tutti i luoghi di lavoro. Ma questa crisi c'è, attanaglia davvero le persone. E le persone, i lavoratori e lavoratrici capiscono che lo scontro è uno scontro di una portata colossale, che non si risolve con uno sciopero generale di 4 ore, che non si risolve neanche con uno sciopero generale di 8 ore. Questo elemento deve attraversare le nostre valutazioni, perché la difficoltà che viene percepita di fermare la valanga che sta venendo a valle e proporsi a fermare la valanga viene considerato, diciamo, un atto quasi di eroismo, cioè si partecipa, si fa, ma come riusciamo a ricostruire attraverso la singola iniziativa che possa questa iniziativa fare da volano per ricostruire, riaggregare, cioè come riusciamo a fermare almeno su un punto per poter da lì ripartire e ricostruire? Perché oggi il rischio serio è che la contrattazione in quanto tale non esista più, e per cui diventa persino
quasi desueto parlare di singola piattaforma per la categoria. C'è un quadro tale per cui la categoria oggi si afferma solo se risponde agli interessi delle imprese, dei padroni, se no non c'è o fa una fatica enorme, tranne alcune nicchie. Questa è la condizione con la quale ci dobbiamo misurare. Cioè, come io non penso che lo sciopero generale sia sufficiente, ovviamente. Penso che però rispetto alla controriforma del mercato del lavoro c'è un elemento sì quasi costituente, un sindacato che non dà battaglia in fondo per difendere il minimo di diritto, di tutela per i lavoratori nei luoghi di lavoro, è davvero un sindacato che non solo è in una crisi spaventosa, ma che evidentemente rischia davvero anche la sua liquidazione in quanto tale. Perché guardate, se passa, se dovesse passare questo modello, allora davvero dovremmo pensare a un'altra ipotesi di ricostruzione del sindacato in luoghi di lavoro, che non è quella del diritto di assemblea, che non è quella della presentazione della piattaforma, dell'elezione dell'RSU, perché probabilmente in poco tempo tutta una serie di agibilità formali e sostanziali sparirebbero, rischierebbero di sparire nella pratica, nei fatti, rischierebbero di trovarci nella condizione, dico per la Fiat, vado a finire, che drammatica, inaccettabile, ma che altre organizzazioni hanno conosciuto prima, perché diciamo, il gioco è sempre stato truccato poi diciamo, qualcuno se ne accorge dopo, ma il gioco è sempre stato truccato, non certo in queste dimensioni, non certo per cancellare persino le elezioni per i delegati. Questa è la condizione. Allora il fatto che i delegati qui si ritrovino e propongano a tutte le organizzazioni che ci vogliono stare, ma non solo le organizzazioni sindacali, di mettersi insieme per dichiarare battaglia, per provarci, e perché da una battaglia, anche se persa, possa rimanere una forma embrionale di aggregazione per dire che vogliamo proseguire quella battaglia, perché solo se si fa la battaglia si ha diritto di parola poi per poter ricostruire. Questo è l'elemento decisivo in questa fase. Se non lo fanno gli altri, dobbiamo farlo noi. Anche chi ha messo tanto, chi ha fatto tantissimo per difendere l'articolo 18 in una fase di grande difficoltà. Noi dobbiamo tentare di mettere insieme tutti coloro che ci stanno per proseguire davvero questa battaglia. Con un punto che mi convince della relazione, cioè quello della costruzione di una piattaforma generale del mondo del lavoro, del mondo del lavoro contro quella generale che c'è dei padroni e del governo. Perché questo è l'altro elemento decisivo. Se non ci si mette insieme, se non si rompono gli steccati che oggi ci sono, se ci vedono divisi in mille sigle, che vedono i lavoratori contrapporsi diciamo, in virtù della loro appartenenza, mentre la contrapposizione non c'è sul terreno dei bisogni, e che vede il sindacato confederale infatti scomparso, perché non esiste più la logica e una pratica confederale, ma esiste solo e si sta affermando l'idea del sindacato corporativo e complice. Beh, la piattaforma generale ha questo scopo e questa necessità, e ha questa diciamo, ambizione, parlare a tutti e a tutte e mettere insieme davvero per tentare di rimettere in campo spazi di conflitto e ricostruire. Qualcuno qui ha ricordato che la Fornero ha cominciato la sua attività di governo piangendo quando ha messo mano alla riforma della previdenza pubblica, quando ha spostato in avanti sine die l'asticella del collocamento a riposo dei lavoratori, e adesso ci ha preso gusto, quindi non riesce più neanche a piangere di gioia, ma annuncia al Paese che si è raccomandato con questo governo, con i suoi interlocutori interni appunto al Consiglio dei Ministri, di fare sì che non ci sia l'ingiustizia di una disparità di trattamento nel mondo del lavoro fra lavoratori pubblici e lavoratori privati. Ora, una volta quando in questo paese si parlava di uguaglianza di diritti, si parlava della necessità di individuare un modello di tutele sociali, di garanzie nel mondo del lavoro che potessero essere estese. Erano i diritti di chi non aveva diritti, di chi non aveva lavoro, del precario che entrava nella pubblica amministrazione in una forma tra l'altro vietata dalla Costituzione. Bene, oggi il Ministro del Lavoro, di concerto col Ministro che regola i rapporti di lavoro pubblico, cioè Patroni Griffi, dice: attenzione, nessuno scappi. Il lavoratore pubblico deve essere licenziabile esattamente come è licenziabile il lavoratore privato, anche perché noi abbiamo fatto un grande lavoro nello smantellamento sistematico delle tutele di cui è l'articolo 18 e non vogliamo che questo lavoro vada sprecato.
Io parto da questo botta e risposta, da queste dichiarazioni che qualcuno negli interventi che mi hanno preceduto ha richiamato, e ricordo che il ministro della funzione pubblica ha detto: non c'è problema, abbiamo già scritto una legge, la legge è all'esame del Consiglio dei Ministri, e lì verranno esaminati, diciamo, tutti gli ostacoli tecnici che impediscono di applicare la riforma del lavoro che tu, caro Fornero, hai ideato per il lavoro privato, affinché possa essere pienamente applicato anche nel mondo del lavoro pubblico, riconoscendo così che ad oggi ci sono dei vincoli costituzionali che impediscono la piena applicazione di quella riforma, ma che quei vincoli costituzionali verranno presto rimossi. Da questo botta e risposta parto per dire che non ci sono oggi le condizioni, se non ce le creiamo noi, per ricostruire un sistema di tutele e di garanzie per tutti. Nel pubblico impiego, quindi nel lavoro pubblico, noi non abbiamo piena dimestichezza con molte delle storie che sono state raccontate su questo palco. Però diciamo, facciamo presto a imparare, e temiamo di dover imparare molto presto. Il 3 maggio, le parole del ministro Fornero e del ministro Padre Crippi non sono dettate dal caso. Il 3 maggio alla funzione pubblica è stato sottoscritto un protocollo sul lavoro pubblico che ha avuto la piena validazione da parte di CGIL, CISL, UIL e di tutto il sindacalismo autonomo rappresentativo nella pubblica amministrazione, a parte ovviamente USB. USB ha denunciato i contenuti di quel protocollo, ha detto che attraverso quel protocollo si stava facendo un'operazione molto semplice, cioè si stava tecnicamente rendendo possibile l'applicazione della riforma Fornero anche nel lavoro pubblico. Non solo, ma si stava affermando, contrariamente a quanto fino ad oggi si era affermato, che il lavoro precario è perfettamente compatibile col lavoro pubblico, cosa che l'articolo 97 della Costituzione, ma anche l'articolo 1 della stessa Costituzione impediscono. Non solo, si sta dicendo che per i lavoratori pubblici in questo paese si possono aprire, anzi si devono aprire, perché come ha ricordato il consigliere Nadeo, che ha gestito il tavolo alla funzione pubblica, non possiamo continuare a mettere la polvere sotto il tappeto, e il Fondo Monetario Internazionale ci guarda con interesse, perché noi abbiamo delle norme per aprire esuberi, mobilità e licenziamenti nella pubblica amministrazione. Bene, questo percorso si deve aprire, questo percorso è agevolato proprio da questo protocollo e da chi lo ha sottoscritto, tra l'altro in una maniera assolutamente vergognosa, perché il 3 maggio questo protocollo è stato presentato in bozza, adesso lo stanno andando a firmare alla chitichella un po' tutti, nessuno si è nemmeno sognato di dire che era necessario fare un passaggio democratico per capire se questo protocollo potesse essere condiviso dai lavoratori, o meglio, chi ha detto che avrebbe fatto dei passaggi democratici, come ha detto la CGIL, si era comunque impegnato a sottoscriverlo e a condividerne tutti i contenuti. Allora, quando noi parliamo di difesa del lavoro pubblico, lo facciamo a partire da una considerazione che qui è stata richiamata. Noi non diciamo, anche se sarebbe e basterebbe dire questo, che il lavoro pubblico e i lavoratori pubblici vanno difesi in quanto lavoratori. Noi facciamo una considerazione che va anche oltre la sacrosanta necessità di tutelare il posto di lavoro. Finisco. Il lavoratore pubblico era un servizio pubblico e rappresenta un modello di convivenza, un modello di stato sociale, un modello di welfare che si sta smantellando proprio aggredendo il costo del lavoro. Quindi la battaglia per i lavoratori pubblici è doppiamente importante, perché è una battaglia per la difesa del posto di lavoro, ma è anche una battaglia che consente a questo Stato di non buttare a mare decenni di faticosa e anche dolorosa costruzione di un sistema di tutele. Cosa fa USB Pubblico Impiego? Noi abbiamo convocato una riunione per il 28 maggio prossimo, un esecutivo nazionale, nel quale faremo una riflessione, casomai ancora servisse, per riempire di contenuti veri la giornata dell'8 giugno. Se tutto quello che ci siamo detti qui è vero, la risposta non può essere altro che lo sciopero, o almeno lo sciopero della categoria, perché riteniamo che oggi la categoria abbia la responsabilità di difendere i posti di lavoro, ma di difendere anche un sistema di tutele e, ripeto, il welfare che noi rappresentiamo. Veniamo anche da un'assemblea fatta una settimana fa, molto partecipata, centinaia di delegati eletti nelle liste di USB Pubblico Impiego, sono il segno di un paese nel quale c'è oggi, ci sono le condizioni per costruire
un dissenso informato, consapevole, partendo dalla giornata dell'8 giugno, che comunque dovrà essere un passaggio, non il definitivo. Si è evocato lo sciopero generale e noi crediamo che l'orizzonte non possa essere che questo, per fermare chi dice che l'unica strada è quella dello smantellamento dei diritti. Concludo con una citazione di 30 secondi. Abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio Monti a margine degli incidenti, chiamiamoli così, che hanno riguardato l'Italia. E noi riteniamo che quelle proteste siano sacrosante e legittime, perché il fisco schiaccia i lavoratori, schiaccia i ceti popolari di questo paese, e il Presidente del Consiglio Monti non ha assunto nessun impegno né per ridurre la pressione fiscale sul lavoro, né per dire che le tasse servono per finanziare lo Stato sociale. Ha detto nel plauso generale dei presenti e quindi anche di tutte le organizzazioni sindacali tranne l'USB, che il Parlamento sta studiando una norma che oggi nell'ordinamento giuridico non c'è, per consentire il fallimento individuale delle persone, dei cittadini. Questo è il tipo di tutela che il governo ha in mente, cioè accompagnarci verso una ristrutturazione del debito personale. A questa provocazione non c'è altra risposta che lo sciopero. Grazie.